GF VIP 7, Nicola Nikita Pelizzon. Dopo della finale, tu eri la meno agitata. Nikita Pelizzon è la quinta finalista del Grande Fratello VIP 7. La modella triestina si è aggiunta quindi a Oriana Marzoli, Nicolin Corvaia, Jael De Donà ed Edoardo Tavassi. Lunedì 3 aprile 2023 ci sarà la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le lacrime di commozione di Pelizzon nel corso della semifinale del programma, questa mattina la ragazza ha mostrato un grande sorriso di felicità. Uno dei momenti più sorprendenti della diretta del 27 marzo del GF VIP 7 è stato l'eliminazione dal gioco di Luca Onestini. Un'eliminazione valutata come inaspettata anche da Nicolin Corvaia e da Nikita Pelizzon. Nel corso di una chiacchierata in giardino avvenuta nelle scorse ore mentre le due geffine erano intente a prendere il sole, pensavo a lui e il vento ha spinto la palla verso di me, ha detto Nicola, ripensando proprio a quando l'ex tronista di Uomini e Donne passava il tempo spesso a giocare la mattina. Anche Nikita si è detta d'accordo. Luca ha rappresentato una persona molto importante nella casa per Nikita, che non ha mai nascosto di avvertire una certa attrazione per il ragazzo emiliano. L'influencer, successivamente, ha ripreso a parlare dell'ultima nomination che ha sancito l'uscita di Onestini e l'approdo in finale della modella. Tu eri la meno agitata, ha evidenziato in Corvaia. Nikita si è detta d'accordo, aggiungendo che in questi mesi ha affrontato 24 nomination. Pelizzon era convinta di rischiare l'eliminazione e per questo ora si è definita serena, aggiungendo che la sua esperienza nel loft di Cinecittà è stata molto lunga. In seguito, in giardino, è giunto anche Alberto De Pisis e ha iniziato a parlare con Pelizzon, i due si sono definiti felici e in particolare la triestina ha evidenziato di sentirsi grata per il sostegno ricevuto dai suoi supporters e dai telespettatori. Il sentimento di gratitudine della modella è relativo in particolare all'ultima puntata, nella quale è divenuta la quinta finalista del programma e ha potuto vedere le espressioni delle persone presenti in studio e udire le loro voci. Quando sono entrata, come mi ha fatto piacere, come se dopo sei mesi dai dei volti alle persone che ti sostengono. Era una cosa nuova e mi ha fatto piacere. In quei momenti sale l'adrenalina, ha commentato De Pisis dopo aver ascoltato le parole della modella.